Buongiorno a tutti, sono Massimo Lattanzi, il titolare di Solo Pittura di Massimo Lattanzi e benvenuti sul canale tematico Solo Pittura di Massimo Lattanzi su YouTube e iscrivetevi al canale se siete interessati a questi contenuti. Stamattina vediamo una tinteggiatura con prodotti della Sequence Action Nobel. Qui, come vedete, stiamo procedendo con la diluizione della pittura, che in questo caso è la Sequence Alpha Matte, e il colore è un grigio perla e è in un appartamento in centro a Roma. E, come vedete, Alessandro sta procedendo con la diluizione della parete. In questo caso la diluizione è un po' più rispetto a quello che è considerato la scheda tecnica, perché le pareti sono già tinteggiate dello stesso colore e con lo stesso prodotto, con lo stesso prodotto della Sequence. Quindi c'è già un tono, diciamo così, che ci aiuterà a completare in modo uniforme la tinteggiatura. Qui, come vedete, il cantiere è stato completamente protetto, tutti gli elementi non devono essere sporcati, quindi le finestre, il battiscopa, il bordo, diciamo, di tutte le pareti, dei pavimenti, è stato protetto con questo tessuto tecnico che si utilizza sui cantieri per proteggere i pavimenti. Questo tessuto, qui in questo caso abbiamo un parquet prefinito, e questo tessuto è assorbente e ha una parte, diciamo così, sottostante che impedisce a eventuali liquidi di andare, diciamo così, a finire sul parquet. Qui c'è Dario che sta procedendo con la stuccatura. È una stuccatura parziale perché, insomma, il supporto è ben ancorato ed è, diciamo, è una pittura fatta molto, molto bene e con prodotti che sono identici a quelli che stiamo utilizzando noi. Ci sono alcune crepe, quindi queste crepe vengono aperte e si procede con la stuccatura a base di gesso. Il gesso si additiva con dei filamenti naturali, delle fibre naturali. Questo impedisce, un po' per le caratteristiche del gesso e un po' per queste fibre, impedisce il riformarsi, diciamo così, con facilità delle crepe. E questo procedimento viene fatto su tutte le pareti dove c'è necessità. Poi vengono tolti, diciamo così, tutti i chiodi, tutti gli stop di precedenti quadri e vengono stuccate, diciamo, tutte le parti, diciamo, dove ci sono stati tolti questi chiodi. E il procedimento in pratica è prima si tolgono, diciamo, tutti i chiodi, qui ce ne eravamo dimenticati uno, e si procede ad aprire, diciamo, tutte queste fessurazioni, si dà una mano di pittura preliminare quando c'è già una pittura, un supporto ben ancorato. Si può andare direttamente con la pittura sopra senza utilizzare l'isolante, solo chiaramente le pareti vanno viste caso per caso, gli appartamenti vanno visti caso per caso. In questo caso era possibile dare direttamente una mano molto diluita di pittura, e su questa prima mano, quindi quando la parete è pulita, quando si toglie la prima patina di sporco, diciamo così, anche la patina del tempo, la polvere che si deposita sulla parete, su questa prima mano si può procedere, diciamo, con tutte le stuccature. Una volta fatte queste stuccature, si procede con la carteggiatura delle singole stuccature, si dà l'isolante sulle singole stuccature, si smacchiano, quindi col colore che poi dovrà essere quello definitivo della parete, le singole stuccature, e poi si procede con la stesura di un'altra mano e di un'altra mano ancora a finire.
come vedete c'è Alessandro che sta procedendo con la prima mano di pittura. In questo caso lo facciamo a pennello perché Sono soffitto, eh? diciamo, è coerente con quello che c'è già e comunque la finitura deve essere di questo tipo. Alle volte viene richiesta quella a rullo e in E poi casi c'è quell'altra, cantieristici è insomma. possibile fare anche quella a spruzzo. È difficile fare quelli a spruzzo in appartamenti, diciamo Beh, così, se va nel zappatello un po' più dove c'è già il comodo. pavimento, dove c'è già, si può fare, nel senso che si può intartare tutto, però insomma è un po' Sì, più complicato. stavo. Sicuramente nelle situazioni dove il cantiere non ci sono magari ancora i pavimenti, dove non ci sono ancora le finestre, si può utilizzare questa tecnica spruzzo per dare almeno la prima mano. E completare così buona parte del lavoro, perché comunque a spruzzo si fanno tanti metri. Negli appartamenti, insomma, si utilizzano pennello e rullo. Noi utilizziamo molto spesso il rullo fine a vernice. In questo caso, invece, siccome le pareti erano già tratteggiate a pennello e la cliente voleva la stessa finitura, noi stiamo procedendo con una tinteggiatura a pennello. Che è sicuramente un po' più lenta rispetto al procedimento a rullo. Qui non dobbiamo tinteggiare i soffitti perché i soffitti sono in buone condizioni, quindi il cliente ha deciso di non tinteggiarli e quindi stiamo procedendo diciamo, alla tinteggiatura delle sole pareti. Dopo questa mano procederemo con la tinteggiatura, procederemo con la stuccatura ulteriore con il faro delle pareti. Qui vedete, come vedete, ecco, l'appartamento è molto grande, qui c'è questo corridoio molto lungo dove abbiamo messo abbiamo coperto un po', insomma, intorno dove dobbiamo lavorare sulle pareti, e qui abbiamo già fatto qualche stuccatura. E qui, come vedete, insomma, tutte le varie insomma, le cose, il battiscopa che è stato coperto, sempre questa pezza, anche questa porta che poi verrà coperta prima di procedere con la tinteggiatura. E qui è dove abbiamo i nostri materiali, questa è la sala più grande. C'è Dario che sta procedendo con le varie stuccature. È sicuramente un lavoro abbastanza grande, però è un lavoro molto, tra virgolette, molto semplice, perché comunque si tratta di una rinfrescata alle pareti sostanzialmente di un appartamento che è già in buone condizioni. Bisogna fare il calcolo, diciamo così, approssimativo di quanta pittura serve, sempre senza comprare troppa pittura, perché questa è quella pittura Sikkens. Qui c'è un'altra stanza, ci sono alcuni piccoli lavoretti da fare, come insomma sistemare qualche sportelli. Noi, questo è il nostro procedimento, nel senso, una persona magari dopo aver fatto alcune stanze, aver incartato, aver protetto alcune stanze, una persona inizia, diciamo, la tinteggiatura, mentre l'altra prosegue, diciamo, a preparare le altre stanze. Qui, come vedete, c'è il gel per le mani, ormai indispensabile, la mascherina sempre al seguito, quindi quando ci avviciniamo e lavoriamo a stretto contatto utilizziamo, ecco, la mascherina sempre al seguito. Questa è la mia, e insomma bisogna comunque stare attenti ed essere più prudenti possibili. In questo caso siamo fortunati perché l'appartamento è veramente molto, molto grande, noi siamo soltanto in tre sul cantiere. E se siete interessati a questi contenuti, iscrivetevi al canale, e se siete interessati ad un preventivo, contattatemi senza impegno al 338 7802711, oppure scrivetemi una mail a solopittura@gmail.com. E per altre informazioni andate sul sito internet solopittura.it. Grazie, al prossimo video.